Oggi si procede per disegnetti, perché i pedagogisti dicono che si memorizza meglio. Boh, sarà per questo che gli egiziani scrivevano in geroglifico. Ma quando io ho dovuto fare la scelta della quarta lingua orientale, o sceglievo la lingua cuneiforme o sceglievo la lingua ideografica egiziana. E mi ricordo che, guardando i programmi, ho fatto una considerazione di questo tipo. L'ideografico incomincia nel 3500 a.C. e le prime testimonianze si trovano impresse nelle stele funerarie la lingua cuneiforme anche quella nasce nel 3500 avanti Cristo ma le prime testimonianze si trovano nei sigilli delle anfore della birra ho detto scelgo la lingua cuneiforme ed è stata la mia perdizione vabbè dunque questi disegnetti ci aiutano a memorizzare immediatamente come stanno le cose. Alla linea 61, un pochettino più in su, trovate quella specie di stella e la nascita di Gesù, 6 avanti Cristo. Proseguendo verso destra, sotto il 30 trovate la croce è la data della morte e resurrezione di Gesù. Subito dopo trovate prima Corinti 15, è uno dei testi più antichi, rimasti vergini del Nuovo Testamento, perché Paolo lo introduce dicendo mi è stato trasmesso Anzi, mi è stato dato quello che anch'io vi ho trasmesso: che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. E, studiando il testo a livello critico-storico, questo testo che appartiene al terzo viaggio di Paolo, il terzo viaggio di Paolo, si colloca fra il 55 e il 60. Questo testo, però, risale nelle sue origini. Verso il 36. Subito dopo, se il frammento papiraceo è giustamente identificabile, ma oggi come oggi su 100 biblisti, 99,5 vi dicono no. Però... Onestà culturale richiede, poiché lo 0,5 dei biblisti dice potrebbe, allora è giusto registrarlo. Questo 7Q5 sarebbe un piccolissimo frammento trovato a Qumran e che due studiosi, uno è il mio professore di papirologia e l'altro è un papirologo tedesco, Tide, il mio è il professor O'Callaghan, identificherebbero con un pezzettino del Vangelo di Marco. Onestamente, io ho dei motivi, delle spiegazioni per dire, dissento radicalmente da queste identificazioni. Però, come ripeto, i dati bisogna rispettarli. Lo 0,5% dei biblisti ritiene che questo sia vero, il 99,5% dice no. Mentre invece c'è una concordanza esattamente rovesciata, il 99,5% dei biblisti dice è vero, lo 0,5% dice no. Abbiamo la fonte Q verso gli anni 50. Perché vi faccio questi discorsi? Per mostrarvi che non c'è il vuoto tra il Gesù storico e la comparsa dei Vangeli. Perché qualcuno potrebbe dire: sì, ma se il Maestro muore nel 30 d.C. E il primo Vangelo, che è il Vangelo di Marco, lo trovo nel 65, santo cielo, 35 anni di distanza, beh, un pochettino di nebbia nella memoria ci potrebbe anche stare. E beh, è un'affermazione vera se noi non possedessimo niente nell'intermezzo. Ma nell'intermezzo c'erano moltissimi testi. Il cristianesimo ha subito, immediatamente, cominciato a scrivere qualche cosa. Sempre se il Buon Dio può aiutare, quando andrò in pensione, e non manca molto, una delle pubblicazioni saranno gli inni cristologici pre-paolini, cioè tutti i testi che si trovano nel Nuovo Testamento, ma che risalgono tra gli anni 30 e gli anni 40. Erano testi pregati nelle comunità cristiane che poi sono passati nella redazione delle lettere paoline o degli scritti giovannei. Quindi non esiste assolutamente la tradizione orale c'è una tradizione orale, ma ci sono moltissimi supporti scritti. Dunque nel 65 più o meno c'è il Vangelo di Marco. La Didache, quel testo di catechismo che contiene la redazione più antica del Padre Nostro, è di poco prima del 70. Si colloca tra Marco e la distruzione di Gerusalemme. Mentre invece Matteo e Luca, come notate, si collocano a metà degli anni 70. Giovanni invece è laggiù in fondo e subito dopo la persecuzione selettiva di Domiziano. Ecco, teniamo presente questo quadro storico-redazionale per capire che che cosa stiamo dicendo quando facciamo alcune considerazioni. Di seguito avete il testo in italiano e per garanzia sotto avete il testo greco originale di tutti e tre, tutte e tre le opere, di Didacché, Luca e Matteo. Se notate la dicitura della Didache è pressoché identica alla dicitura di Matteo, ha qualche piccola variante. Per esempio, alla linea 02 lo potete vedere dice nostro che sei in cielo. Mentre invece il testo di Matteo nostro che sei nei cieli. Vagumbit. Perché? Il mondo greco aveva il concetto di un cielo, mentre il mondo ebraico non ha mai avuto il concetto di un cielo. In principio Dio creò Shamaim. È un duale. In ebraico c'è il singolare, il duale, il plurale. Yad, mano. Le mie mani non sono quattro, sono due quindi yadaim, ma le nostre mani yadim, singolare, duale, plurale. Shamaim è un duale. Quello che noi vediamo non è il cielo di Dio. Quello che vediamo è il nostro, è quello che crea il nostro limite nella mentalità ebraica. Dio ha una gettata di cemento celeste al di sopra e lui cammina là. Quindi non cammina qui. Cammina nel piano di sopra. Due sono i cieli, il nostro cielo e quello di Dio. Se Gesù l'ha detto in aramaico, è ovvio, o in ebraico, è ovvio che parli alla gente e quindi, Padre nostro che sei, Ovvio, ma allora ci viene il sospetto che la didache, che ha il testo greco, sia stato scritto per gli ebrei di lingua greca che diventano cristiani, o, e oggi va per la maggiore, per greci, per parlatori di lingua greca, pagani che diventavano cristiani. E allora c'è questa. Transculturazione, cioè l'autore della Didache rinuncia alla fedeltà materiale del testo, cieli, e rispetta la cultura di questa gente che diventa cristiana dal paganesimo cielo. Seguite? Quindi non è un tradire il testo, ma è un transculturare il testo. Più o meno la stessa cosa succede alla linea 12. Alla linea 12 voi avete debiti, Matteo debito singolare nella didache. Matteo è giusto per la mentalità semitica. Voi siete gli ebrei, io sono Yahweh. Noi facciamo un contratto commerciale, questa è l'alleanza. Io ti do, tu mi dai. Ma se io ti do, e tu non mi dai, tu resti in debito. Io ti do una terra, ti do una discendenza, ti do la presenza della, del popolo ebraico per tutta la storia. Quindi gli ebrei non verranno sterminati mai, perché Dio è fedele. E voi mi date l'obbedienza alla Torah, dieci comandamenti e il resto. Io non osservo i dieci comandamenti e il resto entro in debito. Quindi la logica è perfettamente semitica. Nel mondo greco le cose non stanno così. Nel mondo greco non c'è un concetto di patto fra l'uomo e Dio, ma c'è il concetto di paura, che è molto vicino al senso di colpa. Il che vuol dire che il nostro cristianesimo ha origini Pagani, perché il senso di colpa tra i cristiani, Gesù mio, misericordia, si avalanga. mentre non ha nessun diritto di cittadinanza, per il greco c'era un unico debito con gli dèi, quello di esistere, perché gli dèi. Con l'uomo sono capricciosi. C'è un debito solo. Nella zona in cui Luca invece scrive il suo Vangelo, non c'era questo concetto di unico debito nei confronti degli dèi, e tanto meno il concetto di debiti che proviene dall'ebraismo, ma c'era il concetto di colpa nudo e crudo, per cui. Mentre Matteo dice rimetti a noi i nostri debiti, la didache più vecchia di Matteo dice rimetti a noi il nostro debito, Luca scriverà rimetti a noi i nostri peccati. Sono tutte transculturazioni. Avete capito che il vocabolario di Matteo è quello vicino al mondo semitico. Però se notate anche la fisionomia del Padre Nostro di Luca è come i denti dei vecchi di 50 anni fa. La dentiera dei vecchi di 50 anni fa era piena di buchi. Un dente sì, due no. E il Padre Nostro di Luca è la stessa cosa se notate. Manca di diverso testo presente invece sia in Matteo sia nella Didache. La linea 0506 in Luca non esiste. La linea 17-18 in Luca non esiste. Poi ci sono anche delle varianti all'interno del testo. La Didache invece rispecchia più o meno il testo di Matteo ma ci aggiunge qualche cosa, la linea 20 e 21. Certamente gli studi fino ad oggi, perché non si può dire è certezza assoluta, ci dicono che la struttura originaria del Padre Nostro è quella di Luca. Il Padre Nostro originario detto da Gesù è quello rappresentato dalla struttura lucana. Ma la dicitura lucana è greca e quindi bisogna tenerli tutti e due. Perché il vocabolario di Matteo rispecchia il vocabolario originario di Gesù, non la struttura di Matteo. Viceversa, Luca rispecchia la struttura originaria di Gesù, ma non il vocabolario. Gli studi fino ad oggi sono arrivati a questo. E la Didache? La Didache è la tradizione, in questo caso orale e scritta, della liturgia della Chiesa nascente. È possibile ricostruire il Padre nostro originario di Gesù? L'abbiamo già fatto. Ma nessuno può giurare che Gesù l'abbia detto così. È una certezza morale ma non matematica. Cioè oggi come oggi, qualunque studioso cattolico, protestante, ortodosso, anglicano, cristiano in genere, qualunque studioso buddista, ebraico, siamo molto aiutati eh, dagli ebrei in questi studi. Che sia un ebreo, che sia un musulmano, che sia... Questo è il risultato a cui arriverebbe oggi non riusciamo ad avere altre precisazioni e ve l'ho trascritto in forma puramente fonetico italiota perché vi divertiate a impararlo a memoria facciamo un altro passo avanti prima di prendere il sacrosanto caffè Date un'occhiata alla scheda numero 3, linea 74-75. Sulla destra avete lo schema fondamentale della Didache di questo piccolo volume, è fatto da 20 fogli, non di più. 20 fogli di quaderno, ogni foglio un capitoletto. È una cosina che non spaventa nessuno. Oggi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, avete bisogno dei sali per riprendervi. Dunque, la Didache presenta le due vie. La via della luce o della vita e la via delle tenebre o della morte e noi ci aspetteremo che ci possa essere un lungo elenco di cose no non ce n'è l'elenco è brevissimo perché il criterio è semplicissimo la via della luce è la imitazione di Cristo punto la via delle tenebre e quella via che non imita Gesù Cristo, punto. Non occorre fare elenchi. Avete la chiave in mano, siete persone intelligenti come loro. Poi ci sono alcuni precetti particolari, questi sì, perché o non si conoscono, e allora bisogna conoscerli, perché sono precetti di tipo legalistico. Bisogna far digiuno o non bisogna far digiuno? È chiaro che è una convenzione e la convenzione bisogna che sia pubblica perché sia condivisa. I precetti sono di questo genere. Ma i grandi valori morali non sono esposti perché c'è il principio. Poi ci sono alcune regole liturgiche. Abbiamo frammenti del primo canone naturalmente tutti sanno che cos'è un canone per la liturgia è la parte centrale della messa quella che va dall'offertorio dal santo 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 tanto per capirci al padre nostro quella parte viene chiamata canone e nella didache noi abbiamo non sappiamo se tutto o in parte il canone primitivo di Gerusalemme. Dentro a questi precetti liturgici, dove tra l'altro si dice, per esempio, che il battezzando deve fare digiuno il giorno prima del battesimo e insieme con lui anche il prete che lo battezzerà. <ride> Hanno tirato via quella regola. Accanto dunque a queste regole liturgiche, a questi testi, c'è anche il Padre Nostro, quello che si recita tutti insieme durante l'Eucarestia. E questo spiegherebbe perché alla linea 20-21 del testo del Padre Nostro avete l'aggiunta della Didache, che guarda caso oggi viene ripresa non viene messa immediatamente dopo il Padre nostro, ma tra le due apologie che il prete recita prima dell'agnello di Dio. Poi ci sono come eh, regole per comportarsi nei confronti dei profeti, sono regole severe, perché dicono che se un tizio che svolge il, la missione del profeta nella Chiesa si ferma più di tre giorni in una comunità, non è un profeta. Perché allora vuol dire che vive a sbaffo. Poi ci sono le regole nei confronti dei vescovi e poi ci sono le regole circa la fine del mondo, dove si ribatte con chiarezza che Maria Vergine Adesso faccio una battuta. Maria Vergine non conosce la fine del mondo. Non la conoscono i santi, non la conoscono gli angeli e nemmeno Gesù come uomo. La conosce solo... Vi è chiaro? E quindi non lasciatevi prendere per il naso da nessuno. Sono le dieci e mezza, ci vediamo alle undici meno un quarto.